Robert Wickens, 22 anni dal Canada, sono molto orgoglioso di far parte dello Junior Team Mercedes quest'anno. Christian Vittoris, 23 anni, Germania, sono felice di entrare nella mia seconda stagione del DTM con il Mercedes-Benz Junior Team. Roberto Meri, 20 anni dalla Spagna, sono molto orgoglioso e felice di guidare per il Mercedes-Benz Junior Team nella mia prima stagione in DTM. E di darmi prima temporada nel DTM. Eccoli, i nuovi volti del Mercedes-Benz Junior Team nel DTM. Tutti e tre promettenti, piloti emergenti. Prima che inizi la stagione c'è molta preparazione da svolgere in pista e anche fuori. Oggi posano per le cartoline da autografare nei loro nuovi abiti di lavoro e correre nel DTM significa anche abituarsi a stare davanti alle telecamere. Tutti e tre portano con loro esperienza e successo in Formula 3, DTM e Renault World Series. Questi tre giovani talenti sono chiaramente nati con la passione per l'automobilismo e grazie alla Mercedes ora potranno crescere nel modo giusto. Most famously we have had Michael Schumacher. I nostri piloti che abbiamo lanciato più famosi sono stati Michael Schumacher, Carl Wendlinger, Fritz Neupointer, tre giovani. Michael è riuscito ad arrivare in Formula 1 ottenendo 7 titoli mondiali e ora corre per noi da 2 anni a questa parte, perciò penso che questo sia abbastanza emblematico. Ora ricominciamo con uno junior team nel DTM con tre giovani talenti, spero che si comporteranno bene e noi li sosterremo. Sviluppare i giovani è una tradizione che la Mercedes coltiva da tempo. Il 7 volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher ha attraversato questo sistema nel 90-91 come membro dello Junior Team a fianco di Heinz Harald Frentzen e Carl Wendlinger, che tutti guidarono per la Sauber Mercedes nel campionato Sport Prototipi. Con i suoi 20 anni di esperienza in Formula 1, il pilota Mercedes ha dato ai membri dello Junior Team la sua guida e i suoi consigli quando si sono incontrati per la prima volta a Barcellona. E si può imparare molto da un pilota da record che non ha dimenticato i suoi primi passi nell'automobilismo. Una volta correvo nello Junior Team ed è precisamente questo che ci unisce. Vedere questi ragazzi apparire nella vettura DTM è senza dubbio una grande sfida. Per tutti coloro che vogliono arrivare in Formula 1, lui è un'icona assoluta. Si pensa immediatamente a Michael. Anche quando ero un ragazzo lo ammiravo perché è semplicemente il miglior pilota. È certamente molto interessante vedere come motiva e costantemente spinge avanti il suo team. Non si arrende mai e ora che ha accettato la sfida di formare e sviluppare un nuovo team e penso che possiamo imparare molto da lui. Ero il pilota di riserva per la Marussia l'anno scorso in Formula 1, ma fino ai briefing dei piloti non ho potuto vederlo in persona. Solo un paio di mesi fa l'ho incontrato per la prima volta. La Mercedes-Benz fa un altro passo per i giovani e ha funzionato negli anni di Formula 3. 8 degli attuali piloti di Formula 1 sono stati spinti dalla Mercedes. Dal suo inizio nel 2003, la Formula 3 Euro Series, che si corre nei weekend di gara del DTM, ha prodotto un totale di 13 piloti di Formula 1 che sono passati dalla scuola della Mercedes, tra cui il campione del mondo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel e il campione del DTM nel 2010, Paul Di Resta. Nel 2012 questi giovani ragazzi mettono la loro fiducia nel sviluppo piloti della Mercedes-Benz e la Mercedes-Benz ricambia con altrettanta fiducia. Una stagione emozionante attende lo Junior Team Mercedes.